Solo un pareggio per il Taranto a Vasto dopo un primo tempo di grandi sofferenze. Il risultato di 2-2 è da ritenere e considerare certamente positivo per la squadra rossoblù, vista la falsa partenza che aveva consentito alla formazione biancorossa di portarsi sul 2-0 nella prima mezz'ora. È stata necessaria poi una grande reazione da parte del Taranto per rimediare l'1-2 in un minuto firmato da Manni e Di Domenico per rimettere in carreggiata una partita che sembrava ormai persa. Di fronte a circa 300 tifosi giunti da Taranto, la squadra rossoblù è scesa in campo senza lo squalificato difensore Caccavale e con Pastore De Florio in evidente disagio fisico dopo una settimana senza allenamenti. L'approccio non è certamente dei migliori per il Taranto, costretto a subire l'aggressività dei padroni di casa, che dopo appena 6 minuti trovano il vantaggio con un gran tiro di Maccagnan che si infila all'incrocio dei pali alla sinistra del portiere Gentili. Un gol a freddo che gela il Taranto e riscalda l'entusiasmo dei tifosi biancorossi che pregustano la possibilità della prima vittoria casalinga. La squadra rossoblù prova una reazione con un'azione Mancini, De Liguori, Manni, il cui tiro cross sorvola la traversa. Il Taranto si sbilancia in avanti prestando il fianco al contropiede del Provasto che in velocità mette in crisi la sguarnita difesa ionica, graziata in 2 occasioni, prima da Maccagnan, che questa volta si fa parare la conclusione da Gentili, e 2 minuti dopo angola troppo il diagonale che lambisce il palo alla destra del portiere rossoblù. Il Taranto appare in difficoltà di fronte alla velocità degli avversari che vanno ancora al tiro con un diagonale di Morante parato a terra ancora da Gentili. Passano 8 minuti e il Taranto si fa trovare ancora una volta sbilanciato sul contropiede del Provasto, innescato da un errore del centrocampo tarantino. La fuga in velocità di Morante non viene ostacolata da Pastore e Gentili e il 2-0 si materializza. Un gol che mette a nudo i difetti di impostazione del Taranto, che nell'occasione lascia un'ampia prateria a disposizione del contropiede dei padroni di casa. 2-0 e gara che sembra ormai conclusa, così come era già accaduto qualche settimana fa a Marcianise. La prima mezz'ora del Taranto a Vasto è stata perlomeno sconcertante, una squadra squilibrata e troppo protesa in avanti al cospetto di un avversario chiuso nella propria metà campo, ma altrettanto pronto ad accompagnare con molti uomini la fase offensiva. Poi finalmente la svolta. La Rosa mette in azione De Florio che smarca per Micallo in affondo sulla destra. Lo spiovente trova ben posizionato dalla parte opposta l'altro terzino Manni che scarica il pallone sotto la traversa accorciando così le distanze. Un gol che scalda il cuore ai numerosi tifosi rossoblù sistemati dietro la porta del Provasto, i quali intravedono la possibilità di una ripresa da parte del Taranto. Ed infatti i rossoblù non li deludono. Passa appena 1 minuto ed ancora da un'azione ben impostata sulla destra con Mortari arriva lo spiovente per Di Domenico che di testa anticipa tutti e mette il pallone nell'angolo basso alla destra di Marconato. 2-2 tutto nell'arco di 1 minuto e festa grande per Di Domenico che sventola la maglia di fronte agli increduli tifosi rossoblù. E prima del riposo è ancora il Taranto a portarsi in avanti alla ricerca del vantaggio che comunque non trova. La ripresa viene affrontata dalle due squadre con molta più attenzione rispetto alla prima frazione di gioco. Il Taranto appare più determinato alla ricerca del punteggio pieno che comunque non arriva. La gara si conclude in parità sul 2-2 da considerare positivo, visto l'avvio piuttosto deludente del Taranto, al quale comunque va riconosciuta la forza di reazione che ha portato poi al pareggio. Ed ora la squadra rossoblù è attesa dall'anticipo serale in programma venerdì allo Jacobone contro il Rende.